Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar organizzato dall'Osservatorio e-commerce business to consumer del Politecnico di Milano. Oggi parleremo un po' di temi, evidenze, contenuti della ricerca dell'Osservatorio e-commerce B2C che ogni anno appunto il gruppo Osservatorio Digital Innovation realizza sul commercio elettronico in Italia. Io sono Samuele Fraternali, sono un ricercatore appunto del Politecnico, mi occupo da una decina di anni appunto della ricerca sull'e-commerce business to consumer e oggi volevo, con l'obiettivo di questo webinar, raccontarvi un po' come l'e-commerce business to consumer si stia sviluppando, stia evolvendo nel mercato italiano e per farlo utilizzerò la nostra piattaforma web, osservatorio.net, la piattaforma su cui ovviamente mi state guardando, per un duplice obiettivo. Da un lato per aiutarmi e supportarmi nella mia narrativa, dall'altro per farvi vedere anche quali sono le potenzialità ovviamente della nostra piattaforma nell'aiutarvi a comprendere, ad accedere a dati ed evidenze che vi possono essere utili per le vostre attività. Partirei da contestualizzare un attimo bene che cos'è l'Osservatorio Business to Consumer. Magari non tutti di voi lo conoscono, quindi concedetemi qualche minuto per raccontarvi cosa facciamo, chi siamo e qual è un po' la nostra mission. L'Osservatorio nasce sostanzialmente nel 1999, il primo osservatorio del gruppo Osservatorio Digital Innovation, con l'obiettivo di capire quanto 20 anni fa, al momento della bolla internet, quanto l'e-commerce valesse ai tempi in Italia, no? Quindi provare a dimensionare il fenomeno dell'e-commerce business to consumer, quindi rivolto ai consumatori finali, e provare a essere, insomma, un'ottica un po' pionieristica, essere i primi, no, ai tempi a comprendere la dimensione di questo mercato. Nel corso di questi 20 anni di ricerca, ovviamente, i risultati, insomma, gli obiettivi della ricerca si sono notevolmente cambiati nel tempo. Il cuore della ricerca, quindi la quantificazione e il dimensionamento del mercato italiano del commercio elettronico, è rimasto, però attorno a questo ovviamente la ricerca si è arricchita di tante altre evidenze, che adesso man mano vi racconto e vi do qualche, di cui vi do qualche spunto. L'Osservatorio dal 2005 vede al suo fianco un partner molto importante, il partner ufficiale che è Netcom, l'associazione di settore, no, dell'e-commerce business to consumer in Italia, quindi ormai da 15 anni lavoriamo insieme con l'obiettivo principale di generare conoscenza, diffondere conoscenza sui temi del commercio elettronico italiano, quindi col fine ultimo di aiutare l'intero ecosistema italiano a svilupparsi e a, come dire, aumentare, no, sia di valore sia di aziende che ovviamente operano nel settore. Noi generiamo conoscenza e speriamo appunto che i nostri dati, le nostre evidenze, i nostri messaggi, i nostri risultati possano essere utili a tutti voi che operate in questo settore al fine di prendere decisioni più efficaci, decisioni di business con più consapevolezza e quindi aiutarvi ovviamente nello sviluppo delle vostre iniziative imprenditoriali. Bene, come vi ho detto all'inizio, mi appoggio alla nostra piattaforma web per raccontarvi un po' cosa facciamo e darvi qualche evidenza utile. Questa è ovviamente, vedete, l'home page del nostro sito. In prima battuta, se andiamo su ricerche, su osservatori attivi, troviamo una pagina, no, dedicata all'Osservatorio e-commerce business to consumer. Rientra nella categoria delle ricerche digital solutions. Qui dentro abbiamo l'osservatorio appunto sull'e-commerce e qua, come vedete, troviamo in prima battuta la descrizione della nostra attività che ricalca un po' quello che vi ho appena raccontato in un'ottica di mission. Ecco, scorrendo vedete bene ciò che facciamo. Da un lato, come vi dicevo, abbiamo il core della nostra ricerca che è la quantificazione del mercato italiano, quantificazione che realizziamo con un modello particolare di ricerca, nel senso che al contrario di altri enti di ricerca noi non facciamo ricerca partendo da indicatori macroeconomici, ad esempio, ma noi facciamo ricerca dialogando costantemente, raccogliendo dati e informazioni dai merchant che operano sul mercato italiano. Abbiamo un panel composto da 350-400 merchant in continuo, insomma, aggiornamento di anno in anno. Con questi merchant andiamo 2 volte all'anno a raccogliere dati e informazioni, li aggreghiamo, li elaboriamo e quindi siamo capaci, con l'aggiunta ovviamente di un lavoro di stima
sulle code, di dare la quantificazione del mercato italiano. Tra un po' vedremo anche qualche dato che vi può aiutare. Concedetemi appunto qualche minuto per presentarvi un po' meglio ciò che realizziamo. Quindi la quantificazione rimane l'elemento principale della ricerca. Dopodiché abbiamo una serie di attività collaterali che ogni anno rinnoviamo, ogni anno portiamo avanti. Quest'anno ovviamente è indiscutibile, così come nel corso del 2020, l'attenzione agli effetti e agli impatti della pandemia da Covid-19 che ha avuto sul sistema paese, in particolare sull'infrastruttura retail italiana. Ovviamente, ben lo sapete, con la chiusura degli esercizi fisici, comunque le grandissime limitazioni agli spostamenti, eccetera, eccetera, il canale digitale, quindi l'e-commerce, ne ha tratto importanti benefici. Quindi abbiamo realizzato, dalla partita dell'anno scorso e anche quest'anno, ovviamente un'analisi anche delle riflessioni, delle evidenze su questo tema, come è cambiata l'offerta, quali innovazioni sono state messe in atto, come il tessuto si è ridisegnato, qual è il ruolo appunto dei negozi in un momento diverso sostanzialmente di fare retail. Altro tema importante che ormai da diversi anni, ormai più di 5 anni, stiamo portando avanti con molta, molta rilevanza, molta attenzione anche da parte delle aziende che poi lavorano con noi, è tutto il tema invece della catena del valore. Quindi non parliamo solo di vendita, no? Ma parliamo di tutto ciò che sono servizi imprescindibili per fare l'e-commerce, dalle piattaforme tecnologiche a quello che è la logistica distributiva, a quella che è il marketing, quelli che sono i servizi e le soluzioni di pagamento, quelli che sono soluzioni per la customer experience, customer journey dell'utente. Ecco, tutti questi elementi, quindi se guardiamo dalla generazione del traffico sull'iniziativa e-commerce fino al delivery finale del prodotto, del bene acquistato, sono elementi su cui c'è tante riflessioni da fare, tante evidenze da portare. Abbiamo visto soluzioni innovative molto molto interessanti in ognuno di questi ambiti, quindi stanno cambiando anche qua i modelli, davvero tantissime riflessioni che ogni anno la ricerca dell'osservatorio prova a razionalizzare, a categorizzare, a farci un'analisi che permetta di comprendere meglio come si stia lavorando e quali sono le opportunità relativamente ad ognuna di queste attività della catena, della supply chain, diciamo, dell'e-commerce. Poi abbiamo tutto un tema rilevantissimo sull'omnicanalità, quindi qual è la relazione tra canali online e offline, quindi come l'e-commerce si sta relazionando col mondo fisico, e anche qua tantissimi modelli di omnicanalità, anche qui capire opportunità, benefici e criticità di ogni modello, capire quale modello è preferito dai consumatori, come l'offerta si stia sviluppando in termini di omnicanalità. Ma attenzione anche all'omnicanalità online, quindi oltre ad avere la mia iniziativa diretta di e-commerce, posso ovviamente arrivare al consumatore finale in tanti modi, no? Con i miei prodotti, dai marketplace, alle flash sales, al coupon, insomma, tantissimi modelli di omnicanalità online che io brand posso mettere in piedi per raggiungere il consumatore finale. Quindi anche questo è un elemento interessantissimo di analisi. E poi tutto il mondo dell'innovazione in senso ampio, no? Quindi capire come si stia innovando dai modelli di business all'offerta, nuovi servizi e così via. Bene, quindi questo è un po' ciò che andiamo a realizzare. Questa pagina trovate tutto questo, oltre al campo di iscrizione abbiamo anche il campo attività, che invece va a evidenziare come poi noi raccontiamo durante l'anno di ricerca i risultati dei nostri studi. Quest'anno, ad esempio, nel corso del 2021 abbiamo un convegno verticale sul tema del food and grocery che si terrà a luglio, il 7 luglio per esattezza, quindi qua parleremo del mondo dell'alimentare, quindi un focus su questo mondo che è rilevantissimo, come sapete nel 2020 ha visto una fortissima accelerazione. Un convegno il 1 giugno sul tema dell'omnicanalità, in cui invece parleremo di questi nuovi equilibri tra offline e online e come è cambiata la situazione in funzione dell'emergenza sanitaria, e poi invece un convegno a ottobre in cui parleremo in senso ampio della nostra ricerca, in cui porteremo tutti i risultati della ricerca dell'osservatorio. Questi 3 appuntamenti sono pubblici, per partecipare è sufficiente iscriversi, basta andare, diciamo, sulla sezione eventi che trovate qua all'interno del nostro sito, convegni, e cercare ovviamente quelli dell'osservatorio e-commerce B2C, anzi guardate, vi faccio vedere al volo, prossimi convegni, l'osservatorio, selezioniamo e-commerce B2C, al momento trovate i prossimi 2 eventi verticali di cui vi raccontavo, il 1 giugno sull'omnicanalità
quello del 7 luglio sul mondo alimentare, a cui dentro è possibile iscriversi e poi appunto partecipare online e seguire online l'evento. Non c'è ancora, diciamo, la possibilità di iscriversi all'evento di ottobre, lo caricheremo ovviamente nei prossimi mesi. Dunque, all'interno di questa sezione troverete le informazioni necessarie per iscriversi. Tornando invece appunto sull'osservatorio, quindi appunto queste le attività e qua appunto alcuni altri approfondimenti su ciò che andiamo a realizzare. Oltre ai convegni pubblici, durante l'anno abbiamo altri momenti o altre modalità, diciamo così, di restituzione dei risultati della ricerca, e tipicamente sono contenuti che andiamo appunto a caricare sul nostro sito, quindi su questa piattaforma che state utilizzando. Parliamo di tante tipologie di contenuti, dai report a video, a grafici, a infografiche, a comunicati stampa, insomma diverse tipologie di contenuti che sono appunto accessibili dalla nostra piattaforma. Attenzione però che alcuni di questi contenuti sono accessibili in forma gratuita, previa registrazione. Qua parlo ad esempio delle infografiche o dei comunicati stampa, questi si possono andare a recuperare in maniera gratuita. Altri contenuti come report, come video, come i grafici interattivi, i grafici anche statici, che adesso vi faccio vedere, invece sono contenuti premium, quindi accessibili solo se si acquistano o se si ha un abbonamento alla nostra piattaforma. A lato di questa pagina invece trovate già alcuni elementi che vi aiutano ad arrivare ai nostri contenuti. In prima battuta trovate la brochure dell'osservatorio per chi eventualmente di voi fosse interessato a collaborare direttamente con l'osservatorio. Qui trovate, potete scaricare il documento che vi spiega come fare, quindi se volete supportare la ricerca, qua in scarica la brochure trovate il documento che vi spiega le modalità. Sotto invece trovate alcuni elementi che vi portano subito ad alcuni contenuti del nostro sito sui risultati dell'osservatorio e-commerce business to consumer. Partiamo ad esempio dal comunicato stampa. Se andiamo qui, andiamo nella sezione comunicato stampa, sezione che si può arrivare anche da cliccando su ricerche e appunto poi su comunicati stampa. In questo caso siamo stati reindirizzati subito sull'ultimo comunicato stampa dell'osservatorio, ed è il comunicato stampa che abbiamo realizzato e diffuso per il convegno di ottobre del 2020. Qui dentro vedete gli ultimi dati che abbiamo reso disponibili sull'e-commerce business to consumer, i dati sul 2020. Ad esempio qua vediamo che parliamo per il 2020 di un mercato italiano che vale oltre 30 miliardi di euro. Attenzione però che a generare questi 30 miliardi c'è una dinamica differente se guardiamo quelli che sono acquisti di prodotto da quelli che sono acquisti di servizio. Gli acquisti di prodotti, quindi beni, no? Dall'abbigliamento all'alimentare, all'arredamento, all'editoria, ecco, nel loro insieme gli acquisti di prodotto sono cresciuti del 31%, infatti fortissima crescita rispetto agli anni precedenti, mentre la componente di servizio, lo potete leggere anche qua nel titoletto, la componente di servizio invece ha registrato un fortissimo calo nel corso del 2020, meno 47%, dettato in prima battuta dalla riduzione dei viaggi e del turismo, no? E ovviamente, come ben potete immaginare, causa pandemia. Quindi attenzione che quando si parla di e-commerce molto spesso si dice ah sì, l'e-commerce nel corso del 2020 è cresciuto fortissimo, in maniera fortissima, attenzione, è vero, ma solamente per la componente di prodotto. Se guardiamo a livello complessivo non è così. A livello complessivo il mercato e-commerce anzi ha registrato una piccola decrescita nel corso del 2020, un meno 3% rispetto agli oltre 30 miliardi registrati nel 2019. Quindi sfatiamo un po' questo mito che l'e-commerce è cresciuto nel 2020. Non è generalizzabile questa affermazione. Ci sono alcuni settori di prodotto che sono cresciuti, quelli di servizio non è così. Quindi nel complesso una leggera decrescita dettata appunto da questo comportamento. Servizi meno 47, i servizi sono storicamente il comparto che erano più maturi, no? Con la maggior penetrazione dell'e-commerce fino al 2019, non è più così, adesso i prodotti sono diventati il segmento principale, sono cambiati gli equilibri interni, quindi nel complesso parliamo di un mercato in leggera crescita che supera, vale più di 30 miliardi nel 2020.
All'interno del comunicato stampa poi trovate altre informazioni, no? Quindi qualche dato su qualche settore e altri ragionamenti. Quindi già questo è un primo elemento che può essere utile ad avere un overview del mercato. In relazione appunto a ogni evento che facciamo c'è sicuramente la possibilità di accedere al comunicato stampa. L'altro elemento che vi diamo in forma gratuita è l'infografica, anche qui, da qui mi indirizza facilmente. Come dire, noi realizziamo per ogni evento anche un'infografica con i principali dati. In questo caso anche l'infografica è accessibile gratuitamente, basta scaricarla. Adesso qua la vedete, subito lo zoom. Questa anche l'infografica realizzata per l'ultimo evento. Vedete, insomma, qualche dato che può essere utile alle vostre attività. Qui vedete una prima slide che rappresenta il mercato mondiale dell'e-commerce, quindi con anche il confronto con altri paesi. Come vedete, acquisti di prodotti in forte crescita anche a livello complessivo, più 16%, con andamenti diversi nei singoli paesi. Qua abbiamo in realtà la penetrazione, questo dato qui riporta la penetrazione dell'e-commerce rispetto al retail, un confronto utile con alcuni elementi sui servizi. Poi abbiamo dedicato una slide ai trend internazionali, quindi fa vedere tutte le cose che vi dicevo di come sta cambiando l'omnicanalità, quindi il ruolo tra il mercato fisico e il mercato offline, e quindi alcuni elementi di ragionamento. Alcuni elementi sulla catena del valore, alcuni elementi sull'offerta, quindi chi sono gli attori e cosa è successo, insomma, in relazione all'emergenza sanitaria. E poi siamo entrati nel vivo del mercato italiano, quindi quei 30,6 miliardi di cui vi dicevo prima, in queste infografiche li trovate ripartiti tra prodotti e servizi, e poi su ogni singolo settore merceologico, l'informatica, l'abbigliamento, l'alimentare e così via. E poi alcuni altri dati invece di contorno molto molto utili, parliamo dei web shop, sono 27 milioni in Italia web shop, di cui 1,3 si sono avvicinati per la prima volta all'e-commerce in questo periodo di emergenza. Il ruolo del mobile è un altro elemento molto molto rilevante. Ormai il mobile è diventato, lo vedete scritto qui, il primo canale d'acquisto, no, a valore dei consumatori italiani, 51% del transato, quindi oltre 15 miliardi, anzi quasi 16, sono generati sul mobile e non più su PC. Voglio dire, quindi il PC ha perso il ruolo di leader negli acquisti e-commerce. E poi alcuni elementi di innovazione e di sviluppo futuro. Quindi, insomma, vedete, già con l'infografica avete una prima infarinatura molto utile sull'e-commerce italiano. Ok, scusatemi che torno indietro. Perfetto. Ecco qua. Quindi dall'infografica potete accedere ovviamente sempre cliccando su ricerche. Quindi qua, diciamo, in questo campo trovate quelli che sono contenuti, come dire, gratuiti e accessibili. Per chi avesse il desiderio di approfondire, adesso vi faccio ovviamente vedere qualcosa, abbiamo anche la sezione prodotti, in cui trovate le varie tipologie di contenuti che vi permettono di accedere ad approfondimenti sul tema e-commerce. Ad esempio abbiamo tutto il tema dei report. Qua dentro ovviamente trovate i report generati da tutti gli osservatori che abbiamo all'interno del nostro gruppo di ricerca, filtrando, vedete qua l'elenco, filtrando sull'osservatorio e-commerce business to consumer, 53 report a disposizione, ovviamente sono report risalenti anche ai primi anni del 2000, li ordiniamo, no, da più recente, ad esempio qua vedete gli ultimi report che abbiamo rilasciato sugli argomenti, questo è il report in relazione all'ultimo evento di ottobre, ma trovate anche un report dedicato all'omnicanalità, un report dedicato all'alimentare, un report dedicato alla sostenibilità ambientale, no? Pensate alla logistica, aumenta il valore dell'e-commerce, aumenta il numero di spedizioni, si fa sempre più attenzione al tema della sostenibilità ambientale, no? Aumentano le emissioni legate alle spedizioni e-commerce. Quindi abbiamo realizzato insieme al Logistics Center del Politecnico di Milano ovviamente un documento anche su questi temi. E poi altri documenti, no? Quindi altre riflessioni su alcuni dati, tutto il mondo del fashion, del design, del beauty, abbiamo fatto un approfondimento, insomma, trovate davvero di tutto. Come vi dicevo, io qua vedete scritto free, perché io ovviamente sono entrato con il mio profilo da abbonato, ovviamente per chi non lo fosse, scaricare questi documenti ovviamente ha un costo, oppure serve l'abbonamento.
Il report, diciamo, è il contenuto più storico, però abbiamo anche altri contenuti, ad esempio contenuti video, anche qua filtrando su e-commerce trovate alcuni contenuti che possono essere utili. Abbiamo ovviamente degli approfondimenti, vedete un video ad esempio sul trend italiani, internazionali in ambito e-commerce, un video sul mercato, sull'alimentare, un video dedicato al tema del Covid. All'interno della sezione video, alcuni video in realtà sono accessibili gratuitamente, quindi potreste avere accesso anche in forma gratuita. Adesso non entro nel tema video che insomma, la connessione ce lo rende un po' difficoltoso, mi focalizzo magari nella parte di qualcosa più legando i temi grafici da cui, come dire, viene più facile, no, adesso vederlo insieme. Qua abbiamo una sezione grafici, diciamo, statici. Quindi alcuni dati che possono essere davvero utili sul tema e-commerce. Ad esempio abbiamo riportato alcuni grafici, ad esempio sul valore degli acquisti nel mondo delle grocery, no? O del food delivery. Apriamo ad esempio quello che è il mondo del grocery, faccio vedere alcuni dati. Ecco, lo vedete già qui, c'è anche la possibilità di scaricarlo qualora si voglia recuperare la slide e utilizzarla internamente nelle vostre attività. Sono già da qui, vedete il dato, no? Quando parliamo, ad esempio, ed questo è molto rilevante, nel 2020 il mondo dell'alimentare è esploso, no? Lo vedete anche da questo grafico. Qua in questo grafico è rappresentato il valore degli acquisti e-commerce, business to consumer da parte degli consumatori italiani per acquistare prodotti grocery, quindi diciamo per semplificare, spesa al supermercato, quindi fare la spesa online. Vedete che fino al 2019 parlavamo di un mercato che valeva meno di 500 milioni, un mercato che era già in forte crescita anno su anno, ma nel corso del 2020, causa pandemia, è un mercato che era raddoppiato, più 99%, quindi vedete qual è stato il boost involontario portato dalla pandemia. Parliamo di un mercato che si avvicina al miliardo. Quindi, dato mo molto, molto, molto interessante, qui avete un grafico dedicato a questo che può rispondere eventualmente a vostre esigenze di questa natura. Ve ne faccio vedere ancora uno, poi andrei oltre. Ad esempio, se parliamo di food delivery, altro elemento, no, molto, molto interessante nel corso del 2020, questo è gli acquisti italiani di pronti, no, quindi di ristorazione. Vedete, massima crescita più 46%, quasi 900 milioni di valore del mercato. Attenzione però che rispetto alla spesa del supermercato, il food delivery nel corso del 2020 ha rallentato un po' la crescita. Forse ci aspettavamo il contrario, forse ci aspettavamo una crescita superiore, ma non è stato così. Non è stato così perché ci sono stati i primi mesi da aprile, maggio e giugno in cui l'offerta, quindi i ristoranti, hanno avuto davvero problemi a essere online. No, a essere attivi, alcuni ristoranti hanno dovuto chiudere, quindi c'è stato un calo dell'offerta e tutto ciò ha portato a un rallentamento della domanda. Poi negli ultimi mesi dell'anno invece il food delivery è cresciuto in maniera fortissima, adesso stiamo rivedendo i dati sul 2020, quindi potremmo rivedere questa stima, ma nel corso del 2021 torneremo a crescere a livelli sicuramente molto, molto importanti. Quindi, insomma, questo per darvi un'idea, ma qui dentro ovviamente potete trovare davvero tantissimi, tantissimi elementi, sia in termini di acquisti sia in termini di offerta, quindi anche come invece il mercato italiano, quindi i merchant attivi nel mercato italiano, sostanzialmente si stiano evolvendo. Vi faccio vedere ancora due cose, poi diciamo che mi fermo e rispondo anche ad alcune vostre domande. Come sapete, avete la chat, fatemi pure domande adesso, poi provo a dare risposta. Volevo farvi vedere invece il grafico interattivo, che è un contenuto che abbiamo rilasciato lo scorso anno e che può essere davvero, davvero utile, perché scusate cosa intendiamo per grafico interattivo? Intendiamo un grafico che è, come dire, modellabile da voi, no? Voi potete giocare con dei filtri e ottenere la vista, la dashboard che più preferite. Ad esempio, se io clicco sul grafico acquisti e-commerce business to consumer, adesso è un attimino lento caricarlo come dicevo, per motivi di connessione, però vedete qua si apre una dashboard dove possiamo giocare. Qua vedete quei 30,6 miliardi che vi raccontavo prima di valore complessivo di acquisti italiani sull'e-commerce business to consumer, ma io qua posso giocare sia sugli anni, bene, quindi prodotto e servizio, come dicevo prima, ma anche per comparto merceologico. Qua ad esempio io selezionando abbigliamento,
Posso vedere come qual è il trend dell'abbigliamento. Vedete, i dati sono automaticamente aggiornati. Parliamo di un mercato nel 2020 di quasi 4 miliardi in crescita rispetto ai 3 miliardi del 2019. Quindi capite come uno strumento davvero, davvero potenzialmente utile. Ci sono in questa dashboard ci sono diverse viste. Questi sono gli acquisti. Abbiamo anche l'incidenza dello smartphone, altra vista che vi ho fatto vedere anche nell'infografica. Abbiamo anche la penetrazione, questo è un altro dato molto 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 rilevante. In blu scuro vedete la penetrazione dell'e-commerce, in azzurro il dato complessivo, la penetrazione dell'offline sostanzialmente. Qua abbiamo l'abbigliamento già selezionato, vedete come l'abbigliamento nel 2020 sia passato dalla penetrazione del 9% a una penetrazione del 15%, quindi il peso dell'e-commerce complessivo sul dato complessivo del retail italiano. Insomma, elementi davvero davvero interessanti. Queste sono alcune delle risultanze che l'osservatorio mette a disposizione, che realizza durante l'anno. Basta. Abbiamo poi altre tipologie di contenuti. Business case non sono un elemento che noi realizziamo con l'osservatorio e-commerce business to consumer, mentre il newsletter è un prodotto un po' particolare, non entrare adesso in questa logica. Con questo, nel senso che durante l'anno appunto realizziamo i convegni come vi ho fatto vedere in precedenza, pubblici a cui potete partecipare, ma realizziamo anche dei webinar, dei workshop di approfondimento su alcune tematiche. Ecco, webinar e workshop sono contenuti premium, quindi o acquistabili o appunto accessibili con l'abbonamento. Quello che è interessante è che c'è una vista aggregata che noi chiamiamo programmi tematici, per cui selezioniamo quello sull'e-commerce, business to consumer, vediamo per il programma tematico nel 2021, accedendo a questo programma, vedete come sia composto da diversi appuntamenti, da diversi webinar, addirittura da alcuni workshop. Questi appuntamenti fanno parte di un percorso, no, che noi andiamo a realizzare, dove portiamo un po' tutte le evidenze principali, dal valore del mercato in dettaglio, no, dell'e-commerce in Italia, un approfondimento sul food, alcuni anche interventi esterni, no, ad esempio su come fare, come vendere, come fare social commerce, social selling, come utilizzare LinkedIn anche per promuovere i propri prodotti. Quindi, vedete, un percorso composto da appuntamenti di varie nature che vi aiutano ad avere il quadro completo dell'e-commerce business to consumer in Italia. Con quest'ultima cosa, poi lascio spazio alle domande. Sulla sezione community trovate altri due elementi di valore che possono portarvi contenuti utili. Tutto il mondo del blog e il mondo delle guide digitali. Partirei dal mondo delle guide digitali. Qua trovate per ognuna delle nostre attività sostanzialmente una guida sull'e-commerce, la vedete qui. Cosa succede? Qui all'interno della guida digitale trovate una sintesi, diciamo, scritta di quello che è l'e-commerce in Italia. Si tratta appunto di una sintesi con un indice, no? Quindi per aiutarvi a comprendere e a trovare le principali risultanze su ognuno degli approfondimenti di ricerca che realizziamo, e anche alcuni contenuti extra, vedete qui ad esempio un video realizzato da Valentina Pontiglia, che è il direttore di questo osservatorio, dove parla dei protagonisti dell'e-commerce. Scorrendo trovate altre informazioni, da qualche definizione, qualche elemento sul mercato e poi dei rimandi per arrivare a contenuti specifici di cui potreste avere bisogno. Qua un approfondimento sul tema Covid, sui trend, sul mobile, insomma. È una pagina in cui, in maniera molto sintetica, trovate un po' tutto quello che vi ho raccontato, dei rimandi che vi aiutano a raggiungere anche contenuti specifici. L'altra invece pagina che volevo farvi vedere è il tema del blog. Sul blog, qui dentro, cosa trovate? Possiamo, ovviamente qua bisogna fare il filtro Digital Solutions, trovate e-commerce. Facendo questo filtro trovate tutti gli articoli che noi ricercatori abbiamo realizzato sul tema e-commerce. Qua per esempio un mio articolo sul tema dropshipping, e quindi qua volendo potete approfondire, no? Quindi capire qualche elemento in più sul dropshipping, oppure un articolo sul tema dell'abbigliamento online, sull'arredamento, sull'alimentare, sui trend. Quindi insomma sono altre modalità di restituzione
più qualitative, più discorsive, più argomentative sul tema dell'e-commerce. Bene, con questo mi fermerei qui, dare spazio alle domande. Spero di avervi dato una panoramica, qualche dato utile e di avervi aiutato a comprendere come interagire con la nostra piattaforma per recuperare dati, informazioni, evidenze che possono essere utili al vostro business. Nel frattempo vado alla chat e vedo una domanda da parte di Alessio che ci chiede invece se abbiamo qualcosa sul concetto del live stream e-commerce. Allora sì, non abbiamo ancora realizzato, rimanendo sul nostro contenuto, sulla nostra piattaforma, un contenuto specifico su questo tema. È un fenomeno che stiamo seguendo e di cui parleremo sicuramente nel corso dei prossimi appuntamenti. Allora, è un fenomeno che sta prendendo piede anche in Italia. Qua vi parlo anche un attimino di questo. Allora, è un fenomeno, ovviamente, come giustamente scrive Alessio, è nato soprattutto nei mercati orientali. Immagino che, non so se tutti sappiate cos'è il live stream e-commerce, sostanzialmente si tratta di appuntamenti di live streaming, quindi pensate alle vecchie care televendite che facevamo sulla televisione. Adesso sono dei momenti invece in live streaming in digitale in cui, legato a un evento, legato a un prodotto, qualcosa, si va a raccontare, a presentare quel prodotto e cercare di venderlo in diretta streaming. Quindi ci sono delle modalità di interazione tra l'utente e la diretta. Quindi il consumatore può avere, ad esempio, vede quel prodotto, pensate a una sfilata di moda, vede quel capo d'abbigliamento addosso alla modella, interagendo con il video stesso del live streaming può accedere alla pagina prodotto di quel capo d'abbigliamento e poi andare a completare eventualmente l'acquisto. Quindi si tratta di un fenomeno nato principalmente nel mondo moda, ma che adesso si sta estendendo anche in altri campi, sta arrivando anche in Italia. Ci sono le prime sperimentazioni, pensiamo sempre nell'abbigliamento, no? Abbiamo visto ad esempio Motivi, che ha realizzato delle sperimentazioni su questo. Un altro merchant che ci sta lavorando è QVC, che è più, come dire, un generalista, no, da questo punto di vista, che è anche un canale televisivo, quindi sta facendo ovviamente sinergia su questi temi. È da capire, è da comprendere se il consumatore italiano poi utilizzerà effettivamente questo, cioè quanto piacerà ai consumatori italiani, però sì, è un fenomeno che sta arrivando e che potrebbe cambiare un po', portare una ventata di innovazione, potrebbe cambiare un po' gli equilibri. Non abbiamo ancora la capacità di quantificarlo, di dimensionarlo, ma è un fenomeno che sicuramente tracceremo nel corso dei prossimi anni. È arrivata un'altra domanda di Claudio, che chiede un chiarimento appunto sulla disponibilità for free di questi contenuti. Allora no, nel senso, i contenuti free sono disponibili per chi è iscritto al sito, quindi basta sostanzialmente essere registrato al nostro sito per poter accedere ai contenuti free. Per i contenuti premium invece è necessario completare l'acquisto singolo o avere un abbonamento. Non c'è un'iscrizione all'osservatorio Business to Consumer, c'è un'iscrizione al sito. Iscrivendovi al sito avete accesso ai contenuti free di ogni singolo osservatorio, ok? Quando invece parliamo di abbonamento, c'è la possibilità o di abbonarsi all'intera piattaforma o di abbonarsi in maniera verticale al singolo osservatorio, ok? Quindi sta un po' a voi, o c'è anche la possibilità di abbonarsi in maniera, come dire, verticale sulla tipologia di contenuto di cui si ha bisogno. Abbiamo il pacchetto più legato al mondo report e il pacchetto più legato al mondo eventi, ad esempio, quindi qua si può abbonare in funzione di cosa preferisco poi fruire. Quindi questo è un po' il messaggio. Quindi nella sostanza, in attesa, abbiamo ancora qualche minuto, in attesa di qualche altra domanda, provo a fare un po' il punto. Parliamo di un mercato, di un fenomeno, quello dell'e-commerce business to consumer, in fortissima crescita. È un fenomeno che oramai sta prendendo, come dire, si sta diffondendo sempre di più. Ed è un fenomeno che nel corso del 2020, inconsapevolmente con il Covid, ha fatto, come dire, ha vissuto un gradino secco, netto di maturità. Maturità sia per la lato offerta, quindi sia i merchant hanno compreso meglio le potenzialità dell'e-commerce, quindi hanno deciso anche di investire maggiormente sull'e-commerce, quindi sta aumentando l'offerta, o quantomeno sta aumentando l'offerta di qualità. Ed è un fenomeno che sta coinvolgendo non più solo i grandi player, ma anche le PMI, anche
la coda lunga, no, delle nostre iniziative. Anche i piccoli commercianti nel corso del 2020 hanno compreso le potenzialità del digitale. Magari non hanno la capacità di fuoco, la potenza per fare l'e-commerce in maniera forte e precisa, ma si sono avvicinati ai canali digitali, quantomeno di relazione e comunicazione con gli utenti. Pensate alle app di messaggistica, è già un segnale, ci si sta muovendo. Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito principalmente da PMI e la pandemia involontariamente ha dato un boost alla digitalizzazione di queste PMI e dell'offerta, quindi c'è questo elemento di maturità lato offerta. Dall'altro c'è stato un forte elemento di maturità anche lato consumatori. Molti dei consumatori si sono trovati gioco forza obbligati ad utilizzare il canale digitale per fare gli acquisti, non impossibilitati nelle casse, nei negozi, no? Quindi c'è stato questo elemento di education verso i consumatori. Un elemento di education che, come dire, aiuterà, no, anche in futuro lo sviluppo continuo dell'e-commerce business to consumer. Quando torneremo alla normalità, questi elementi di education e di maturità rimarranno ovviamente sia all'interno dell'offerta sia all'interno dei consumatori. Quindi, come dire, abbiamo fatto un gradino irreversibile da questo punto di vista. È aumentata la digitalizzazione, quindi sicuramente questi elementi porteranno benefici allo sviluppo dell'e-commerce business to consumer in Italia. E l'e-commerce in Italia non è ancora maturo, nel senso che se guardiamo la penetrazione parliamo di meno 10 punti percentuali di penetrazione. L'e-commerce incide per meno 10% dei consumi retail totali degli italiani. All'estero non è così, nei mercati più sviluppati, pensate al mercato inglese, al mercato americano, al mercato cinese, siamo penetrazioni double digit, anche del 20%, mercato cinese addirittura di più, quindi insomma siamo a penetrazioni quasi doppie, no, dell'e-commerce sul totale consumo retail. Questo vuol dire che tra qualche anno ci arriveremo anche noi, ok? Sicuramente prima di dire, cioè, il retail non scomparirà da questo punto di vista, ma l'e-commerce prenderà sempre più piede e sempre più quota. Bisognerà conviverci, quindi il retail dovrà adeguarsi, no, a questa convivenza, a questo ruolo sempre più rilevante dell'e-commerce. Questo concetto di penetrazione, ovviamente, come vi dicevo, è meno del 10% in senso assoluto, ma ha valori totalmente diversi se guardiamo da comparto merceologico a comparto merceologico. Ci sono alcuni comparti, come per esempio l'informatica e l'elettronica, dove questa penetrazione, dove la maturità è molto molto più avanti, parliamo del 30% di maturità, no, dell'e-commerce, di penetrazione. Altri settori, come l'alimentare, invece, dove l'e-commerce è ancora pochissimo, poco sviluppato, non siamo neanche al 2% di penetrazione. E come ben sapete, nel paniere degli acquisti dei consumatori italiani, l'alimentare ricopre, è la spesa principale, no? Quindi capite come se noi, come se l'e-commerce prende piede soprattutto in questo settore, capite le potenzialità di sviluppo che abbiamo ancora ovviamente sull'e-commerce. Quindi questo concetto per dire attenzione, perché siamo cresciuti molto in questi ultimi anni. Nel 2020 è cresciuta in maniera molto forte la componente di prodotto, continueremo ad aspettarci forte crescita anche nei prossimi anni. Quindi l'e-commerce è destinato a crescere nei prossimi anni, non ci sarà assolutamente un freno anche quando torneremo alla normalità, anche perché molti investimenti sono stati fatti in questi anni, in quest'ultimo anno soprattutto, per far fronte all'emergenza sanitaria. La valorizzazione di questi investimenti la vedremo ovviamente anche nel corso dei prossimi anni. Nel frattempo è arrivata una nuova domanda. Gli acquisti con telefono sono anche dei prodotti alimentari e bevande? Allora, assolutamente sì, anche nel mondo alimentare il mobile commerce ha un ruolo veramente rilevante, soprattutto nella componente food delivery è principale. Nella componente food delivery la maggior parte, no, 70% circa a valore degli acquisti è fatto da smartphone, ovviamente, perché la maggior parte sono acquisti fatti in mobilità, no? Rientro a casa, lavoro, faccio l'acquisto per avere la cena, o sono in giro, sono in ritardo, faccio l'acquisto. Comunque l'usabilità è veramente molto buona anche per lo smartphone, quindi ci viene davvero comodo fare l'acquisto da smartphone. Sul tema spesa da supermercato è un pelo più complesso, perché ovviamente fare la spesa vuol dire inserire nel carrello tanti articoli, e quindi da smartphone potrebbe non essere così agevole.
Quello che succede è che molte volte il primo acquisto viene fatto da PC, ma poi si va ad acquisti ricorrenti o con poche modifiche, e quindi dal secondo acquisto in poi si può gestire anche agevolmente da smartphone. Comunque anche in quel segmento la quota del mobile è davvero, davvero rilevante. Oramai il mobile è indifferentemente diventato, se non il primo, ma comunque un canale molto, cioè canale rilevante, il principale oramai canale di generazione d'acquisto, no, dell'e-commerce. Il PC rimane canale utilizzato quando parliamo di acquisti ad altissimo scontrino medio, quindi dove non compro l'impulso ma devo fare un acquisto ragionato, bisogna di confrontare magari la scelta di cosa devo comprare. Pensate ai grandi elettrodomestici, quindi c'è un processo d'acquisto più lungo, no? Devo vedere tanti articoli, confrontarli, ragionare prima di trovare il prodotto finale, quindi poi già che ci sono lo compro da PC, o comunque per quell'acquisto di prodotti o servizi che hanno un processo un po' complicato, no? E quindi magari devo andare a pensate al tema delle assicurazioni, al tema dei viaggi, no? Sono tante informazioni che devo mettere insieme, ovviamente da smartphone diventa complicato, e quindi preferisco utilizzare il PC, che quindi con uno schermo più grande mi permette di gestire meglio questi aspetti. Ho un'altra domanda da parte di Federico. Sono disponibili analisi relative a tutto il mercato secondario relativo all'e-commerce? Ecco, no, nel senso che tendenzialmente l'osservatorio e-commerce B2C si focalizza sul mercato diretto, no? Quindi noi andiamo a valorizzare gli acquisti dei consumatori in appunto in acquisto di beni e servizi online, al più andiamo a valorizzare gli strumenti di pagamento legati a questi acquisti, gli effetti sulla logistica, quindi il numero di spedizioni legati a questi acquisti. Quindi facciamo ragionamenti di questo genere, non andiamo a monte a vedere rapporti B2B tra le varie aziende, quindi non abbiamo, come dire, analisi specifiche relative a questo. Su qualche tema ovviamente abbiamo fatto anche in passato qualche analisi, penso ad esempio al tema delle piattaforme, per vedere quali fossero le piattaforme disponibili o sui sistemi di pagamento, quali fossero ovviamente i sistemi di pagamento, ma non abbiamo quantificazioni dei mercati non strettamente legati alla quantificazione degli acquisti e-commerce, ok? Non andiamo così tanto a ritroso. Basta, direi che abbiamo toccato un po' tutti i punti. Allora, quello che vi posso dire, se avete altre domande o se volete entrare in contatto con l'osservatorio e-commerce B2C, non fatevi contattarci all'interno della pagina, all'interno della pagina dell'osservatorio e-commerce B2C trovate anche i nostri riferimenti, quindi potete scrivere, adesso qua non c'è il mio nome, potete scrivere a Valentino D'Alice, comunque la mia email è molto semplice, samuele.fatanali@polimi.it. Scrivete a uno di noi tre se volete entrare in contatto, avere degli approfondimenti e così via. Se siete un merchant e-commerce, quindi vendete online con una vostra iniziativa diretta e avete desiderio, avete piacere a far parte del panel dell'osservatorio, scriveteci. Quello che vi chiediamo ovviamente è di essere disponibili un paio di volte all'anno a compilare un questionario, per comunicarci dati, informazioni relative alla vostra iniziativa e-commerce, così noi la censiamo e la mappiamo. In cambio di questo contributo avrete accesso in maniera ovviamente gratuita alla ricerca a cui avete collaborato, okay? Se invece siete un service provider e volete, come dire, conoscere meglio le opportunità legate alla ricerca e quindi come supportarla ad avere anche dei momenti di ritorno, di visibilità all'interno della ricerca stessa, come dire, andate in questa sezione sostenitori, scaricate la brochure, vedete cosa vuol dire collaborare attivamente con l'osservatorio, o in ogni caso scriveteci un'email e saremo insomma ben lieti di scambiare, di avere un confronto, di scambiare due chiacchiere con voi, conoscerci meglio e insomma darvi le informazioni che possiamo darvi e eventualmente aprire un canale di dialogo e di collaborazione. Basta, con questo direi che spero di avervi dato una panoramica il più chiaro possibile, la più ampia possibile su quello che è l'e-commerce business to consumer in Italia, su quello che l'osservatorio
e mette a disposizione appunto per diffondere la conoscenza generata. Qualora aveste domande, appunto, contattateci. Non vedo altre domande in chat, per cui direi che è tutto. Insomma, è stato un piacere, spero che sia stato un momento interessante di scambio. Insomma, vi do un saluto e alla prossima occasione. Sei pronto a guidare l'innovazione? In un mondo dove la competizione è globale, l'innovazione digitale può fare la differenza. Ma servono nuove competenze. Gli Osservatori Digital Innovation sono una fonte unica di informazioni, dati e conoscenza sui temi chiave dell'innovazione digitale. Con una sola missione: creare e diffondere conoscenza. Oltre 40 osservatori sui temi chiave dell'innovazione digitale. Oltre 100 professori, ricercatori e analisti impegnati in attività di ricerca. 150.000 professionisti che seguono le attività degli osservatori. Attraverso una piattaforma multimediale e interattiva che ogni anno offre 100 nuovi rapporti con analisi e dati esclusivi. 100 video brevi che in pochi minuti illustrano i temi chiave delle ricerche. 200 grafici statici e interattivi per un accesso esclusivo a tutti i dati. 200 eventi in streaming e on demand tenuti da analisti ed esperti. Osservatori.net ti dà accesso al know-how e agli eventi degli osservatori per restare costantemente aggiornato sui temi chiave dell'innovazione digitale. Osservatori.net, il punto di riferimento per chi vuole guidare il cambiamento.